Ciao, eccomi qua con un'altra piccola haul di un po' di cosine che ho preso qualche giorno fa quando sono finalmente andata a trovare i miei genitori a Verona e ovviamente non potevo fare a meno di fare un centro commerciale come mamma per fare un po' di shopping visto che ci sono i saldi e allora pre ho preso queste cosine che vi voglio far vedere. Vi prometto subito una cosa, sono sicura che direte, ma questa qua è sempre pettinata così. Vi dico la verità, quasi sempre in estate, perché io sudo tantissimo, ripeto, praticamente lo dico ogni volta perché adesso siamo in agosto e sto praticamente morendo. Io odio, cioè, vedermi sudata, vedermi magari con i capelli che sembrano appiccicosi, perché ovviamente come sudi tipo, si attaccano. Io odio vedere quelle così e quindi cioè, dico su di me non potrei mai insomma, accettare una cosa del genere. E quindi spesso volentieri insomma, li tengo legati, tipo a mo' di chignon, insomma, oppure con una coda perché non voglio soffrire il caldo. Chiusa parentesi, vi faccio vedere questi prodottini. Allora, comincio da quelli che ho trovato scontati. Yeah, ero troppo felice, ho detto sì! Soprattutto ho trovato scontato qualcosa della S, mi sembrava un miracolo, ma mi sembrava un miracolo, non più che tanto, più tanto, cioè. Pa, cominciamo con gli errori. Non tanto perché era scontato, ma perché l'ho trovato. Ho trovato due o tre prodottini e ho detto no, non ci credo. Allora, i prodotti della Essence scontati che ho trovato sono questo Glossy Lip Balm, è il balsamo per labbra. E questo qua è lo 02, è quello che sa da torta di mele. È davvero che sa da torta di mele, dolcissimo, buonissimo, sa un profumo fantastico. Quando lo metto sulle labbra, proprio continuare, mi piace un sacco, veramente. E dopo, oddio, non è che le idrata tanto, cioè alla fine. Però è carino, insomma, lo metto volentieri. Questo qua, dunque, un attimo che trovo il prezzo che me lo sono scritto. Questo qua l'ho preso a 1,19 € anziché 1,49 €. Vabbè, non è molta differenza, però, insomma, ho voluto provarlo. Ok, poi ho preso questa matita qua di cui comunque avevo sentito parlare ma non l'avevo presa ed è la Stay No Matter What. Ok, questa qua è la numero, vediamo se c'è scritto il numero, mi sembra di no. Ah sì, eccolo qua, è lo 03 Smoky Grey ed è un grigio veramente intenso, per me è praticamente nero, insomma, è un grigio fumo, però alla fine è quasi un nero. Devo dire che mi piace perché è opaco, e come ormai penso che state imparando, io adoro tutto quello che è opaco e mi sembra anche abbastanza resistente, infatti guardate. Nemmeno si sfuma. Comunque è bello resistente, evidentemente. E, insomma, vi farò sapere come lo trovo. Poi ho preso anche questa matita qua, sempre della Essence, ovviamente. Il Kajal Pencil. E questo è il numero. Il numero 23, Love Me Lavender. Sono questi nomignoli qua, cioè l'S mi fa morire. Vi faccio lo swatch, eccolo qua. Questo qua è un viola che però secondo me tira un pochettino al blu. È un colore fantastico. Anche questo qua, secondo me, più che per quelle con gli occhi chiari, non lo so, lo vedo di più per quelle con gli occhi scuri. Allora, anche questa matita l'ho pagata 1,19 € anziché 1,99 €. Mi sembra che non vi ho detto il prezzo dell'altra. Questa qua, la Stays, l'ho pagata 1,19 € anziché 1,49 €. Quindi, insomma, anche qua sono stata contentissima. Poi ho preso una palette di Shaq che era tanto che volevo prenderla
Ho preso questa qua, la dip di Shaka, e l'ho presa perché era l'ultima. praticamente ce n'erano due, erano tutte e due questa qua. E ho detto, vabbè, vediamo che colori ci sono, e per fortuna i colori erano questi, perché insomma mi sono piaciuti. Ce ne sono parecchi di opachi e qualcuno di shimmer, comunque sono assolutamente tutti portabili. Forse questo verde qua è il più particolare, però è carino anche questo. Adesso vi faccio vedere gli swatch. Eccoli qua. Ta-da. Vedete, sono tutti colori abbastanza scriventi. Forse quello meno scrivente è questo qua, che però vedete com'è luminoso, magari come base o comunque solo per fare un make-up leggero e luminoso, questo va bene. Gli altri sono tutti abbastanza scriventi, non hanno una scrivenza ottima e bella intensa, però comunque sono buoni, insomma, sono molto buoni come scrivenza. Anche i colori sono carini, sono stata veramente contenta di averla comprata, anche perché praticamente questa palette qua veniva a costare 14,99 e io in saldo l'ho pagata 11,90, cioè 11,99, sì, scusatemi. Non è che fossero in saldo, però essendo che erano gli ultimi due pezzi, li hanno scontati e io ho detto mia, mia. Poi ho preso della Kiko questa palettina qua, che mi piace un sacco questo packaging, è particolare anche questo qua, sembra tipo, quando lo si tocca sembra tipo jeans, insomma, per capirci, è forte, è forte. Questa qua è la Street Fashion Shadow Palette ed è la 01 Harmonic Swing. Eccola qua. Allora, ve la apro. C'è lo specchietto e di colori sono questi qua. Sono tre colori opachi, c'è un ombretto chiaro che più che altro questo, scusate, questo qua è un illuminante, secondo me gli altri sono ombretti. E vi faccio vedere lo swatch, eccolo qua, anche questi molto pigmentati, molto belli. Il primo sicuramente è un illuminante più che un ombretto, non mi piace molto come ombretto, però come illuminante devo dire che è buono. Mi è piaciuto soprattutto questo colore qua, vedete che è cangiante, è brillante ed è un colore che secondo me sta bene a tutte. È sfumato, eccolo qua. Cioè, veramente rende moltissimo. Anche gli altri sono carini, veramente una bella palette, una bella palettina piccolina. Ci sono dei colori che possono portare tutte, bionde, more, occhi chiari, occhi scuri. Ve la consiglio anche perché questa qua adesso è in offerta. Dunque, dove ho messo il prezzo? Ok, questa qua veniva 13,90 euro e adesso scontata viene 5. Quindi è un'ottima opportunità e se vi piacciono questi colori, andatevela a prendere perché ne vale veramente la pena, ve la consiglio molto. Poi ho preso della Catrice questo qua, Prime and Define, che è un primer per viso e occhi, se non sbaglio. Eccolo qua. Ha un colore, non so se si vede, un colore rosellina, comunque un colore burro tirante al rosa. E un attimo che mi pulisco le mani dallo swatch che vi ho fatto prima, così la provo un secondo sulle mani perché veramente non l'avevo ancora aperta. Allora, vediamo com'è. Allora, la consistenza è praticamente burrosa. Sembra veramente burro. Adesso vabbè, ovviamente è senza colore, però sì, anche l'odore non è un profumo, però non è neanche malvagia, è morbidissima.
E mi sembra che dia un effetto, adesso vabbè, mi sono appena pulita la mano, quindi la mia mano è lucida, però mi sembra che applicandola bene comunque vada a dare un effetto matte. Sicuramente vi farò una review di questa perché ero molto curiosa di provarla, avevo visto una review di una ragazza che non mi ricordo come si chiama, comunque ero stata molto incuriosita appunto da questa cosa. E la proverò e vi dirò com'è. Questa qua l'ho pagata 5,69 euro. Poi della Essence ho preso finalmente la palettina, eccola qua, All About Sunrise, quella tanto famosa che anche Clio Makeup ha fatto la review e ero troppo curiosa di provarla. I colori sono questi, ma penso che un po' tutte ormai li conosciate già. Io li ho provati, ho provato a fare gli swatch e non mi dispiacciono come colori, non sono scriventissimi in effetti, magari qualcuno più, qualcuno meno, però voglio dire, cioè, insomma. Di colori ce n'è un bel po'. Sono questa qua, dunque sono 8,5 grammi, che comunque non è poco. Vi dico il prezzo è 4,49 euro. Secondo me, rapporto qualità-prezzo qua è ottimo, non è buono, è ottimo. Vi faccio gli swatch comunque. Allora datemi 2 secondi che cerco di farli bene. Se li ho fatti non benissimo, comunque eccoli qua. Questo è molto luminoso, anche questi sono carini. Poi io ho visto che comunque facendo gli swatch qua sembrano molto scriventi, poi sull'occhio perdono un pochettino, cioè adesso questo qua se io lo vado a sfumare si vede molto meno. Questo aranciato qua a me non piace per niente, perché lo vedo un colore, fa le macchie, non mi piace proprio come colore perché è un aranciato, non corallo, non tenue, non lo so, non mi piace proprio come colore, e invece anche gli altri li trovo carini, insomma mi piacciono, sono stata contenta di averla presa veramente, sono sicura che la adopererò tantissimo perché comunque durante l'estate questi sono colori che vanno per la maggiore secondo me. Sono contenta di averla presa. Poi della nuova linea della Essence, che è la Wave, come si dice, Wave Goddess, ho preso l'ombretto quello in crema e questo qua è lo 02 Crush on Blue. Eccolo qua. Ce ne sono tre, ce n'è uno che è un azzurrino pallido, ma pallidissimo, un azzurrino molto tendente al bianco, e ce n'è uno invece di un azzurro di questo tono, e c'è questo blu che io ho trovato veramente bello, bello 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 bello. Gli altri non mi convincevano, non perché non fossero belli, ma perché sono delle tonalità che io sinceramente, cioè soggettivamente adopero poco, è una cosa soggettiva, magari ad altri piacciono tantissimo, io non li ho presi perché non li amo particolarmente. Comunque, eccolo qua, è molto bello, cioè veramente carino, si sfuma bene, è cremosissimo, cremosissimo, cremosissimo. La scrivenza non è pesante, non è una scrivenza pesantissima, però l'effetto è veramente bello, ha questo effetto bagnato molto 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 bello. Questo qua l'ho pagato, vediamo, 2,49 euro. Poi ho preso questa matitina, sempre di quella linea lì nuova, ed è la Essence Long Lasting, la 17 Turquoise si chiama. Eccola qua, vi faccio lo swatch.
Questa qua l'ho presa perché, a differenza dell'ombretto cremoso, non so, mi sembrava che mi... Ho già rotto la punta, no! Sono capace di rompere qualsiasi cosa, ragazzi, cioè, è rimasta a mano. Cerco di sistemarla un attimo. Vabbè, dopo lo sistemo meglio. Comunque, vi ho fatto lo swatch, eccolo qua. È particolare come matita e anche questa secondo me sta bene sulle ragazze castane, soprattutto se avete quegli occhi, quel castano quasi color caramello, cioè il contrasto tra questo e quel colore lì di occhi secondo me è bellissimo, è veramente carino il colore, è estivo, fresco, mi piace un sacco. Questa matita qua l'ho pagata 1,89 euro, non è assai. E infatti, proprio perché non costava molto, ho detto la provo. Ok, ce l'ho fatta, l'ho rimessa dentro la puntina. E poi, per ultimo, ho preso il mascara I Love Extreme, che sono sicura che già tutte conoscete. Io avevo quello nero e mi sono trovata bene. E questo qua è quello rosa, insomma, l'avete già visto. Si presenta in questo modo, eccolo qua. Questo qua io adesso non l'ho ancora provato, però sono sicura per come è fatto l'applicatore, che dividerà molto bene le sopracciglia. Sì, mettiamoci il mascara anche sulle sopracciglia. Dividerà molto bene le ciglia. Perché appunto questo applicatore qua di solito facilita la divisione delle ciglia, non lascia grumi. Io mi aspetto questo da questo mascara. Staremo a vedere, vi saprò dire anche per questo. Il suo prezzo è di 3,59 euro. Ok, questi sono i prodottini che ho preso assieme alla mia mamma al centro commerciale. La saluto. Un bacio alla mia mamma Giovanna. E vi farò sapere come sono. Spero di esservi stata, insomma, di vostro gradimento e ci vediamo presto. Ciao!